però. Questo è l'ombra di mondo. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qui presenti oggi pomeriggio, grazie mille, anche perché nonostante le condizioni siano molto migliorate, però ancora riuscire ad organizzare degli eventi dal vivo, le conferenze stampa, è veramente molto complicato, quindi grazie a tutti per essere qui. Oggi siete stati qui convocati perché presenteremo due eventi internazionali: il Festival del Cinema Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca, il Festival del Cinema Italo-Serbo di Belgrado. Questi eventi esistono da 6 anni, normalmente in tempi normali venivano organizzati il Festival Spagnolo a giugno, il Festival di Belgrado a settembre. Purtroppo, per motivi di incertezze determinate dal Covid, ho deciso di riunire nel mese di settembre entrambi gli eventi, che hanno un obiettivo in comune. Sono due festival che cercano intanto di presentare il nostro miglior cinema e le nostre migliori opere prime, i nostri migliori talenti al mercato spagnolo e sudamericano e al mercato serbo, dei Balcani e della Russia. E però il grande obiettivo finale, e oggi vi darò degli esempi di quanto questi obiettivi poi si riescano a raggiungere, è far conoscere i professionisti dei vari paesi, far sì che si confrontino, si mettano insieme per nuove coproduzioni internazionali che, come ho detto, hanno l'opportunità di portare a casa sin dall'inizio un budget più importante e una distribuzione molto interessante, perché solo fare un film fra Italia e Spagna significa coinvolgere appunto il Latin America, e pensate anche canali televisivi e una rete di cinema di lingua spagnola nel Nord America. Coinvolgere i Balcani significa coinvolgere la Russia, e oggi infatti vi presenteremo un produttore serbo-russo che sarà coproduttore di un'opera prima. Vorrei subito dare la parola però a Mariella Troccoli. Il Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale Cinema, ha sin dalla sua nascita sostenuto i due eventi, proprio perché questi due eventi aiutano l'internazionalizzazione del cinema italiano. Grazie Mariella Troccoli per la tua presenza, e raccontaci perché grazie. Ci sostenete. Grazie Gabriella. Sì, in effetti noi guardiamo sempre con molto interesse tutte le attività che sono volte all'internazionalizzazione del cinema italiano. Cinematografie, attori, scambi di film, tutto quello che fa appunto la funzione degli scambi televisivo in generale. E in particolare da qualche anno abbiamo tutta una serie di iniziative che stanno man mano
rafforzando e che cerchiamo di rendere sempre anche più snelle e più fruibili. E abbiamo sempre posto una grande attenzione alle contribuzioni, per esempio nei contributi di queste richieste che sono rivolte ai professionali, ma laddove si tratta di una contribuzione, il progetto di particolare attenzione. Abbiamo da un paio d'anni, questo è il terzo, istituto, un fondo per le coproduzioni comunitarie per aiutare a sostenere le di solito produzioni che possono minoritaria cedere a progetti di produttivi con produttori prioritari di rete, ovviamente spera che sia fatto anche una politica di reciprocità che consente una maggiore sicurezza e rapporti tra i produttori. Abbiamo poi dei fondi specifici, dei fondi bilaterali per sostenere lo sviluppo di progetti progettati, per esempio con il Portogallo, con il Cile, quello con la Francia, sia e sono fatti a livello dell'amministrazione, quindi è molto facile anche mettersi d'accordo col partner per poterli istituire e poterli gestire. Ovviamente aderiamo agli istituzionali quali rimangono sempre da quando esiste e poi da quando hanno intermedia che sostiene le costituzioni della la lingua spagnola l'unico paese a maggiore spagnolo a parlare del nel fondo di permesso. Poi abbiamo anche dei fondi specifici che sostengono la distribuzione di film italiani all'estero e anche la partecipazione di produttori ai mercati esteri. Poi forse quello che è l'aspetto principale è il Scriptis, che è del 40% del 2021 e che è possibile sia per i sia per i due fondi per quelli destinati ai film in coproduzione c'è una particolarità. Se un film in coproduzione dall'Italia è un paese tirato può accedere al 40%, possono essere considerate eleggibili le spese per il tax credit sostenute sul territorio italiano, tutte, anche se dovessero accedere il produttore. Un esempio, se c'è un 20% italiano di un altro paese integrato per il 50% da spesa tutta quella fare anche se la società italiana e poi c'è il... Mariella, purtroppo ti sentiamo male, purtroppo la voce va e viene. Comunque hai preso benissimo, perché gli argomenti che sta trattando Mariella sono esattamente quelli che noi trattiamo appunto nei nostri incontri bilaterali sia in Spagna che in Serbia. Mariella, ti ringrazio e spero invece di vederti con una connessione stabile prossimamente sia in Spagna che in Serbia. Grazie mille, grazie Mariella Troccoli, Direzione Generale del Cinema, Ministero dei Beni Culturali. Allora, abbiamo adesso due collegamenti con Spagna e Serbia, ma vorrei, siccome so che Antonio Parente, che è il direttore generale della Film Commission Puglia, una delle più brillanti e illustri italiane, deve scappare ad un incontro molto importante, vorrei che tu spiegassi l'importanza di eventi come il nostro. Non so se mi sentite, buonasera, grazie per l'invito, dovrò scappare, la dottoressa Carlucci mi ha preannunciato, abbiamo una riunione con tutte le Film Commission italiane in concomitanza.
Io dalla chiacchierata di ieri posso portare l'esperienza pugliese degli ultimi 12 anni. La Film Commission sicuramente è l'ultimo miglio rispetto a quello che il nostro sistema paese riesce a fare per le coproduzioni. La dottoressa Troccoli, ma tutte le regioni italiane, il MIC, l'ANICA, lavorano da decenni per in qualche modo consolidare questa buona pratica che è diventata assolutamente, come dicevamo ieri, una polizza sulla buona riuscita e sulla qualità dei film. Le coproduzioni dal nostro punto di vista sono assolutamente favorite dal punto di vista del Film Fund, per esempio alcuni meccanismi selettivi permettono alle coproduzioni internazionali di avere più punti dal punto di vista della valutazione, come dire, preliminare, e quindi di arrivare proprio dal punto di vista anche a parità di condizioni prima di film di una sola nazionalità. Ovviamente il nostro fiore all'occhiello è la Puglia Film Forum, che è un forum internazionale legato alle coproduzioni internazionali, che seleziona ogni anno su una piattaforma produttiva 10 progetti cercando, diciamo così, coperti per almeno al 30%, coproduttori internazionali per ampliare sia la base produttiva che narrativa del film. Questo è un meccanismo che negli ultimi anni ci ha portato in giro per il mondo, ha fatto della Puglia, diciamo, e ovviamente del nostro paese, una piattaforma produttiva che attrae coproduzioni. In questo momento in Puglia amici comuni, produttori con cui parlavamo poco fa, che interverranno nel panel, sono, diciamo, alle prese con shooting di coproduzioni molto importanti che ci vedono legati alla Spagna, ad Israele, alla Francia. Oggettivamente negli ultimi 2 anni il numero delle coproduzioni e la quantità di coproduzioni è radicalmente aumentata, proprio perché le sinergie con l'ANICA, con il lavoro di Stabile, il lavoro del MIC si sono affinate, e quindi riusciamo in qualche modo a mettere come sistema paese tutte le frecce disponibili nel nostro arco, cercano di raggiungere il target, che è quello di in qualche modo internazionalizzare il nostro sistema produttivo, dare che ha una vocazione comunque mondiale per qualità e quantità, e metterla in connessione con sistemi anche emergenti. Parlavamo prima dei paesi asiatici, ieri c'è stato un importante focus con la Russia, con la Federazione Russa. Diciamo, siamo molto attenti a ciò che molti operatori, come la dottoressa Carlucci, con le proprie qualità e le proprie iniziative riesce in qualche modo a promuovere, sia con l'Italia che con la Spagna, con i paesi dell'Otcote dell'Adriatico, che alla Puglia sono molto legati. Parlavamo della Serbia, ma non voglio anticipare pezzi di discussione che sia i direttori di festival che i coproduttori ospiti potranno illustrare meglio di me. Vi saluto e vi saluta tutta però la Puglia Film Commission. Prima di andare via ti voglio solo dire che a breve, ma tu lo sai molto bene, presenteremo anche un'opera prima, perché un altro degli obiettivi dei festival è lanciare dei giovani talenti, il cui produttore è pugliese, sì, e gran parte del film Italia-Serbia verrà girato in Puglia, quindi questo come anteprima, ma che tu conoscevi benissimo. Assolutamente sì, noi abbiamo anche un'antenna importante dell'Istituto Luce, che è il progetto Media, che ha un desk a Bari da diversi anni. Questa attività poi si connette poi al panorama privatistico dei fondi internazionali e dei produttori, quindi abbiamo un po' di strumenti utili per i produttori. Speriamo di essere, diciamo, sempre la parte più a est d'Italia anche dal punto di vista produttivo e non solo quello geografico. Grazie tantissimo Antonio, grazie, ci vediamo almeno per in remoto sia in Spagna che in Serbia. Grazie Antonio. Allora, adesso, prima di collegarci con l'ambasciatore italiano a Madrid e con l'ambasciatore italiano a Belgrado, voglio collegarmi con la Russia, perché uno dei produttori di un film, io sono particolarmente orgogliosa di poter annunciare questo film, che sarà una coproduzione Italia-Spagna-Serbia. Il coproduttore serbo, che è anche un attore e che ha una società di produzione molto importante, lavora costantemente con la Russia e lavora anche con le televisioni russe, il cinema, quindi le sale cinematografiche, è un'importante piattaforma. Ecco, Miloš Biković, che è veramente un numero uno in Serbia e non solo, in tutta l'area dei Balcani e della Russia, è il nostro coproduttore di un'opera commedia molto divertente che si chiama 30 anni di meno e che sarà girato in Italia, in Spagna e in Serbia. Hi Miloš, I know that you are shooting your movie in Moscow and it's 2 hours ahead of us there, I know. So we will take you only a few minutes. I just want you to tell us about 30 years younger, where you are producer and also one of the protagonists. Hi, Gabriel. Do you hear me well? We were talking about 30 years. Do you hear me? Yes, I hear you very well. Yeah,
because I hear you very well. Yeah, I'm in Moscow now. Hi, everybody. Thank you, Gabriel, for inviting me to participate in this panel. 30 years younger is a universal story. And most important thing when making a co-production, which is supposed to go to multiple multiple markets and to have a distribution worldwide, is to have a universal idea. And this is a comedy. This is a story about the idea of having the 1 minute, because I want to translate you. One minute. Allora, Milos ha detto che quando si fanno le produzioni, le coproduzioni internazionali, bisogna scegliere dei soggetti internazionali, e questa è una storia internazionale che quindi potrebbe essere girata ovunque, capita ovunque, questo dal punto di vista del pubblico. Io aggiungo, questa è una commedia molto divertente. Ok, go ahead, Milos. So this is why I think this story has a potential to become a first project with this wide co-production between Serbia and Italy and maybe Asia. And this could open a door for co-production and for content sharing in future, and I think we should have more conversations like this. Ok, allora ci ha detto che naturalmente lui crede nell'internazionalità di questa storia, che questo è un inizio, certamente adesso c'è già l'accordo fra Italia e Serbia, ma ascolteremo anche il coproduttore spagnolo che nel frattempo si è aggiunto, e quindi questa è una strada da percorrere, una strada maestra per poter appunto condividere progetti che possono avere una distribuzione così importante. Tell us about, you know, I know you're shooting in Moscow, tell us about what you're doing in Moscow. What are you doing in Moscow? And are we? Do you think we will be able to see your? I don't know if it is a movie or a TV series to watch it in Italy. Yes, webs. I think you will do, because more and more content is becoming international, and the language is not an obstacle anymore. If the story is good, if the script is good, and the standards of production, then the story is international, and it can find its audience everywhere. No, I was asking you about what we are doing now in Moscow, if yeah, it's a movie called, or a TV series. Yeah, it's a TV series, and it's called The Czechs. It's 8 episodes for a web platform. Ok, so allora lui adesso sta girando a Mosca questa serie TV con protagoniste, credo di aver capito, The Chicks, credo che siano le ragazze particolarmente carine. Comunque, I wish you a wonderful shooting in Moscow, and we will be meeting soon, I hope, in Belgrade, and thank you for being with us and for being part of our international project. I see you're backstage, you are in the studios then. Yeah, I stopped the shooting for a couple of minutes, high, but now I have to go, because they cannot shoot without me. So this is not a accident, it's a makeup. Okay, thank you so much, Milos. See you in Belgrade very soon. And good luck for your shooting. Bye-bye. Girando appunto questa serie televisiva, come vi dicevo, lui non è solo attore ma anche produttore, e quindi essendo uno fra i più importanti produttori in Serbia, lo abbiamo coinvolto ed è stato, come vi ha detto, felice, entusiasta di poter partecipare a questo progetto, perché la lingua non è più un ostacolo, ormai si gira in un'unica lingua che è l'inglese, ma poi si può ovviamente sottotitolare o fare il doppiaggio in tutte le lingue. Allora, ci colleghiamo adesso velocemente con Spagna e Serbia, perché questi festival hanno sempre avuto il sostegno delle istituzioni italiane. E quindi io mi collegherò prima con l'ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia. Grazie Gabriella, spero che mi sentiate tutti quanti. Desidero ringraziare innanzitutto te per il tuo inestimabile impegno per la realizzazione di questo festival, che secondo me è estremamente importante
Io è la prima volta che assisterò e lo faccio ben volentieri, soprattutto a Palma di Maiorca, che è un luogo molto legato all'Italia. Ricordo che lo scorso anno, nel mese di novembre, ha avuto luogo proprio a Palma di Maiorca il vertice bilaterale italo-spagnolo. Appena sono arrivato e ho sentito di questa tua iniziativa, ho deciso di offrire il patrocinio dell'ambasciata, perché penso che sia un'iniziativa estremamente importante e tra l'altro il patrocinio della mia ambasciata è parallelo a quello dell'ambasciata spagnola a Roma. Lavoriamo insieme effettivamente. Italia e Spagna sono due paesi importantissimi del Mediterraneo. Le due popolazioni dei due paesi messe insieme, pochi lo sanno, ma rappresentano più del 25% di tutta la popolazione europea. Quindi insieme siamo veramente una forza. Una forza. Il mondo artistico tra i nostri due paesi è immenso. Il festival che tu hai organizzato richiama l'ambiente marino, evidentemente. Il Mare Nostrum è il mare che ci lega, è il mare che unisce l'Italia e la Spagna, e le nostre grandi culture hanno traversato questi mari. Non è un caso che proprio qualche giorno fa io ho inaugurato una bellissima mostra ad Alicante sugli Etruschi, perché ci sono cose in comune veramente molto forti che vanno valorizzate. Io credo e che poi ambasciatore, quello che lei sa, perché ha letto ovviamente il programma, il festival... Tutti gli altri settori che tocca, perché l'organizzazione ho visto che comprende tutti i settori, dall'enogastronomia alla moda, al design, sono tutti i settori su cui Italia e Spagna lavorano veramente tantissimo insieme, per cui io credo che questo evento sia estremamente importante. È anche vero ed è altrettanto importante che eventi come questi permettono di promuovere i giovani talenti. Il fatto di promuovere i giovani talenti significa lavorare per le generazioni future e quindi è estremamente importante anche qui aiutare alla formazione di questi nuovi talenti. Il cinema italiano è un veicolo eccellente per promuovere appunto il lifestyle tricolore, per cui veramente desidero esprimerti la gratitudine per aver organizzato questo evento e parteciperò con immenso piacere alla fase iniziale, all'inaugurazione del festival a Palma di Maiorca, e non vedo l'ora in quell'occasione di conoscerti di persona. Con l'occasione saluto molto chiaramente anche il collega ambasciatore Locascio, che parla dopo di me. Siamo molto amici e mi fa piacere che Italia, Spagna e Serbia sono accomunati in un progetto comune. Grazie davvero Gabriella e grazie davvero a tutti. Grazie ambasciatore, allora ci vediamo a Palma de Mallorca il 10 settembre. Allora l'ambasciatore Guariglia ha annunciato la presenza dell'ambasciatore Locascio, perché come detto Serbia e Spagna, per parte delle istituzioni italiane, quindi anche con i loro istituti di cultura, hanno sin dalla prima edizione sostenuto questi eventi internazionali. Ambasciatore Locascio, grazie di essere intervenuto e so che lei ha delle belle notizie per il cinema italiano e serbo. Buon pomeriggio a tutti da Belgrado, ringrazio per l'invito e rivolgo un cordiale saluto a Gabriella Carlucci, all'amico Riccardo Guariglia che mi ha appena preceduto e a tutti gli altri partecipanti all'evento odierno. E sono molto lieto di partecipare alla presentazione di questa nuova edizione del Festival Cinema Italo-Serbo in parallelo con quello italo-spagnolo. E ringrazio Gabriella Carlucci per gli sforzi profusi nell'organizzazione di questa manifestazione che ogni anno si rinnova con maggiore successo e con sempre più ampia partecipazione. Come è stato detto, già lo scorso anno dal Festival di Belgrado e di Maiorca sono nate tre importanti coproduzioni cinematografiche che testimoniano l'intensa sinergia tra i nostri paesi e interessanti opportunità di collaborazione. L'industria creativa, in particolare il settore cinematografico, rappresentano ormai un punto di riferimento del sistema Italia all'estero ed è un ambito molto promettente per l'ulteriore sviluppo delle già eccellenti relazioni con la Serbia. Per questo, essendo la Serbia un partner strategico dell'Italia, abbiamo cercato come ambasciata d'Italia di promuovere l'internazionalizzazione del settore cinematografico italiano e favorire le coproduzioni, ma anche dare spazio ai giovani talenti. In questo devo dire che l'iniziativa di Gabriella Carlucci si è sposata perfettamente con la nostra attività e ci ha aiutato anche a finalizzare il testo di questo accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Serbia, che contiamo di firmare
quanto prima nel corso di un evento istituzionale di alto profilo. Come già sta ricordato, il Festival Cinema dello Serbo si terrà a Belgrado dal 18 al 22 settembre con la proiezione di recenti pellicole di grande qualità, la partecipazione di tanti professionisti italiani e serbi, ai quali i giovani filmmaker potranno presentare le loro produzioni e partecipare a corsi di scrittura, regia, sceneggiatura, produzione e distribuzione. E quindi, insomma, da parte dell'ambasciata e dell'Istituto di Cultura a Belgrado vi è massimo sostegno. Crediamo che si tratti di un'iniziativa pienamente meritevole di essere portata avanti e quindi da parte mia voglio rinnovare i miei auguri di buon lavoro e successo agli organizzatori del festival e ai giovani professionisti del cinema. Grazie. Grazie ambasciatore, la ringrazio davvero tantissimo, perché le sue sono, non sono solo parole ma sono anche fatti, perché appunto l'ambasciata d'Italia a Belgrado e l'Istituto di Cultura ci hanno sempre sostenuto, quindi grazie del vostro supporto e ci vediamo a Belgrado il 18 settembre. Grazie ancora. A prestissimo allora. Tra l'altro l'ambasciatore ha appunto parlato dei giovani talenti, un'iniziativa che è stata messa in piedi dalle due direzioni generali del cinema, quella italiana e quella della Serbia, che si chiama Film Center Serbia. È stata il lancio di un concorso per giovani talenti under 30 per la realizzazione di cortometraggi solo italiani e solo serbi, e la giuria sceglierà in questi giorni fra i tanti cortometraggi che sono arrivati i 20 migliori, e i 6 migliori verranno invece poi proiettati durante il Festival di Belgrado. Il concorso si chiama A Short on the Future, e appunto avremo, attraverso la selezione fatta dalla giuria, la scelta dei 6 migliori cortometraggi, di cui 3 italiani e 3 serbi, di giovani rigorosamente under 30, che vinceranno quindi la possibilità di realizzare il miglior cortometraggio, vincerà il realizzatore del miglior cortometraggio la possibilità di realizzare un vero cortometraggio, quindi con i finanziamenti che provengono da Italia e Serbia. Allora, adesso è il momento però di parlare della coproduzione Italia-Spagna-Serbia. Abbiamo parlato con Milos Biković, che è il coproduttore serbo. Io vorrei parlare con Mario Pezzi, che è il presidente della Camaleo Productions, che è il coproduttore italiano di 30 anni di meno. Mario, sei in linea? Vai! Ciao Gabriella, ciao, che piacere vederti. Raccontaci tutto di 30 anni di meno, stiamo per parlare con Carlos Juarez dopo di te. 30 anni di meno nasce da uno spunto che è veramente diciamo di idea internazionale. Tre persone in là con gli anni, ognuno con una propria caratteristica, si ritrovano per vari motivi ricoverati in una clinica. Mentre pensano ai tempi ormai passati, uno di questi tre, con la possibilità di avere un incontro intimo con una signora di pari età, prende una famosa pillola blu, diciamo, e con questa pillola, però, invece di riavere il vigore fisico solamente della gioventù, ritorna improvvisamente giovane, si trova improvvisamente giovane, si trova con 30 anni di meno. Trovandosi con 30 anni di meno, all'inizio c'è naturalmente lo stupore che si può avere, diciamo, nel trovarsi con, diciamo, improvvisamente ritornare giovani, e quindi condivide il proprio pacchetto di pasticche con i due altri ricoverati, i suoi due nuovi compagni. E da lì troviamo questi tre persone ex anziani che all'improvviso si trovano giovani, e diciamo accade quello che è il sogno, diciamo, quello che molte volte è il sogno di ognuno di noi, oppure almeno è una frase classica che diciamo tutti quanti noi che andiamo avanti negli anni, e che diciamo: beh, certo, avessi 30 anni di meno con la testa di oggi. Ecco, immaginiamo tre persone che improvvisamente si trovano con 30 anni di meno, con un corpo giovane e vigoroso, ma con la testa e con l'esperienza di 30 anni di più. Succede, Mario, mi sembra un incipit straordinario. Sono molto curiosa di vedere come si svilupperà questa storia, e ovviamente i protagonisti sono un italiano, un serbo e uno spagnolo. Assolutamente sì, e questo devo dire la verità grazie a te, cioè grazie a te e grazie ai tuoi festival. Io
sono per anni con la nostra società abbiamo fatto film, devo dire, anche di discreto successo. Alcuni sono, molti di loro sono state coproduzioni internazionali, però la facilità e tutto quello che può essere l'aiuto che dà partecipare al Festival di Maiorca e partecipare al Festival di Belgrado, Gabriella Carlucci, l'ho provato personalmente. Non c'è una volta che abbia un progetto interessante dove, parlandone con Gabriella e parlandone anche al Festival, non mi trovi assolutamente coinvolto in un entusiasmo trascinante che mi porta sempre a nuove conoscenze e a nuove opportunità. Ecco, io ritengo che il Festival di Maiorca e il Festival di Belgrado siano delle fucine di opportunità di conoscenza e di arricchimento per i produttori e per, diciamo, per tutti coloro che vivono all'interno del mondo del settore audiovisivo, perché c'era proprio la possibilità di conoscere e confrontarsi, che secondo me sono le due cose più importanti in questo momento: conoscere e confrontarsi per aprirsi al mercato e per aprire il mercato italiano a tutti gli altri mercati. Questa è la cosa che a me interessa tantissimo, e Gabriella e nei festival di Gabriella ho trovato assoluta piena disponibilità e piena finalità di interesse. Mario, grazie mille per questa eccezionale spiegazione del film e anche hai spiegato bene quali sono le linee guida dei miei due eventi, e quindi noi ci vediamo a Maiorca e a Belgrado. A prestissimo, grazie. Grazie a te. Allora, per concludere Italia-Spagna-Serbia, coproduzione 30 anni di meno, ci colleghiamo adesso con Carlos Juarez, che è uno dei più importanti produttori spagnoli. Pensate che il suo film dell'anno scorso, che si chiama El Hoyo, cioè The Platform in inglese, è stato il più visto a livello mondiale, perché chiaramente era tradotto in inglese e ormai l'inglese è la lingua comune, è stato il più visto su Netflix, e lui ha vinto tutti i premi possibili e immaginabili. L'unico che non ha vinto è stato l'Oscar, perché a mio giudizio gli spagnoli non hanno candidato lui, hanno candidato un altro, ma un film davvero straordinario, El Hoyo, e Carlos ha accettato di partecipare a questa coproduzione perché, come tutti quelli che avete ascoltato prima, crede nel linguaggio internazionale comune del cinema, e in questo caso di questa storia così divertente. Carlos Juarez, ok, estás. Muchas gracias por tu participación hoy en la rueda de prensa. ¿Qué tal? Sí, no, estoy muy contento de poder participar en este proyecto, que es un elemento que siempre hemos hablado, de la idea de poder coproducir entre Italia y España, ¿no? Que tenemos una cultura común, o sea, una forma de ver la vida muy similar, y que en todas épocas se había coproducido bastante y que pues ahora pues no hay tantas experiencias y es un poco extraño. Allora, ha detto che naturalmente è felice di aver aderito a questo progetto, perché anche lui crede nella internazionalità di certe storie, no? Che essendo internazionali possono essere ben comprese da tutti, in tutte le lingue e in tutte le latitudini. Quindi è felice perché è la prima volta che partecipa ad un progetto Italia-Spagna-Serbia. E hemos hablado, hemos comentato che esta peli se llama 30 años más joven e che sarà una commedia molto divertida, e che tendremos tres protagonistas che cada uno viene de un país diverso, porque es Italia, España y Serbia. Entonces vamos a buscar un español que puede ser el protagonista de la peli por parte de España, y también los sitios, lugares, puede ser Euskadi o Mallorca. ¿Qué piensas? Hombre, yo creo que si es una película muy, muy de alguna manera divertida, el concepto turístico supuestamente de Mallorca, pues yo creo que es más en esa línea, ¿no? O sea, Mallorca o cualquier isla con Canarias o hasta el propio Andalucía, ¿no? Da más para ese tipo de comedia más divertida, ¿no? Que es un más en ese ámbito, ¿no? Allora, io gli avevo detto bene che sono felice che lui si sia fatto coinvolgere, che dobbiamo anche scegliere un bel attore spagnolo che possa fare il protagonista, e anche dei luoghi, no? Lui è un produttore dei Paesi Baschi,
E io gli ho detto i Paesi Baschi o Maiorca, gli ho detto senz'altro meglio Maiorca o le Canarie, perché sono un ambiente più favorevole, anche se io che ho visitato i Paesi Baschi li trovo invece molto affascinanti. E entonces Carlos, nos vemos en Mallorca dentro de unos días y empezamos a hablar realmente de esta coproducción y espero que el año que viene tú estarás con nosotros aquí en Venecia para presentar y estrenar la peli en Venecia. ¿Qué piensas? Hombre, está hecho. O sea, seguro que todo va bien y hacemos una película fabulosa. Muchas gracias por tu participación y nos vemos en Mallorca. Gracias. Gracias a todos. Allora, gli ho detto che il mio augurio è che adesso quando ci vedremo a Mallorca questa produzione prenda veramente là, nel senso che ora hanno fatto già tutti gli accordi, ma è scritta una sceneggiatura, ma insomma ci sono tante cose, guardo Nicola Timpone perché anche Nicola Timpone poi fa le stesse cose, anche Ugo Di Tullio, quindi sapete cosa, quanto lavoro c'è dietro una coproduzione per farla partire, ma a breve avremo anche le vostre testimonianze. Allora, ancora un po' di Spagna, perché noi parliamo del Festival del Cinema Italo-Spagnolo. Chiederei alla regia se può mandare poi alle mie spalle, dopo l'intervento del signor Carlos III, che è il consigliere culturale, il consigliere culturale di ambasciata di Spagna a Roma, se dopo Carlos III mandate sullo schermo il programma, prima di Mallorca e poi di Belgrado. Così vedrete anche la qualità dei film italiani che vengono presentati nei due festival e anche naturalmente dei film spagnoli e serbi. Ma insomma il consigliere culturale, come ha detto il nostro ambasciatore di Madrid e anche il nostro ambasciatore a Belgrado, la Spagna con la sua ambasciata, come la Serbia con la sua ambasciata in Italia, hanno sostenuto dal primo giorno questa iniziativa, proprio per dimostrare la bontà e la volontà di mettersi insieme, perché quello che io dico sempre, quando ci sono le norme, le leggi, i decreti, ma non vengono diffusi, non vengono raccontati, no? Noi abbiamo il tax credit, abbiamo il programma Ibermedia, abbiamo tante opportunità di finanziare la produzione, la coproduzione e la distribuzione, ma se non diffondiamo queste notizie è come se queste cose non esistessero, questi incentivi fiscali o queste leggi che aiutano a coprodurre. Quindi l'obiettivo di entrambe le ambasciate in Italia, sia la serba che la spagnola, è proprio di sostenere questo sforzo di metterci insieme. Poi ci hanno sempre veramente dato il massimo supporto da ogni punto di vista. Allora, quindi mi dispiace che non sia con noi Carlos III. A questo punto vorrei però parlare della coproduzione Opera Prima. Vi ho spiegato che l'obiettivo del festival è certamente presentare il nostro miglior film, il nostro miglior cinema, certamente mettere insieme le coproduzioni, ma dare una mano ai giovani talenti e scoprirli. E io l'anno scorso ho scoperto un giovanissimo regista italo-serbo, pensate, proprio l'unione di quello che io vado cercando, e vorrei allora proiettare alle mie spalle il trailer di quest'opera prima che sta per essere prodotta. Percorrere una nuova strada rende un uomo intimorito, coraggioso, perché lui sa che nonostante il rischio di non sapere, quella strada lo porterà a qualcosa di meglio. Perché cazzo sei vestito così? Ho una missione da compiere. Cazzo fai l'agente segreto? Mi chiamo Trash. Trashman. Ma chi te l'ha fatto questo vestito? Ma come è fatto? Non hai fatto mai X? L'hai fatto tu. Chi sei tu? Vogliamo far entrare a questo punto, interrompiamo il trailer perché abbiamo poco tempo, vogliamo far entrare Trashman? Voglio Trashman, cioè abbiamo fisicamente in persona, no, abbiamo Giorgio Lombardelli. Allora un applauso a Giorgio, prendi il microfono Giorgio. Allora, come vi dicevo, Giorgio, io l'ho conosciuto a Belgrado insieme a suo fratello,
Lui è diplomato in un'importantissima scuola di cinema serba, regista, ha solo 26 anni, quando ci siamo incontrati ne aveva 25, mi ha presentato questo progetto davvero entusiasmante e io ho fatto in modo di metterlo in contatto sia con un produttore in Serbia che con il produttore italiano. Il produttore italiano è Francesco Lopez, che non può essere con noi in questo momento, poi ci collegheremo col produttore serbo, poi dici tutto Giorgio di Trashman. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie, sono onorato di essere qui, grazie a Gabriella. Trashman è un'opera ispirata ad un personaggio esistito realmente, che io ho incontrato spesso durante i miei anni universitari. A Belgrado? Esatto, a Belgrado. Ed era un tizio, dico era purtroppo perché è morto, e che molti reputavano un balordo, un senza tetto, ma in realtà si è scoperto che era un animo artista che però tutti quanti evitavano e nessuno ha mai saputo il suo cognome e tuttora non si sa né il motivo per cui era vestito in quella maniera. Quindi ho deciso di inventare una storia che lo omaggiasse e che gli rendesse grazia. Però questa storia si sviluppa fra Italia e Serbia, sì. E che cosa succede velocemente in questa storia? Questa storia succede che questo personaggio deve intraprendere un viaggio incredibile che lo porterà alla sua maturità, perché ha questa missione che fino quasi alla fine del film non svela, e appunto in questo viaggio lui incontrerà vari personaggi che sono segnati al destino e lo porteranno appunto a diventare un uomo. E l'idea importante del film è quella di riuscire a ottenere la felicità tramite il coraggio e fare quello che ci piace nella vita, ecco. Molto bene Giorgio, parliamo allora con Marijan Vujović, che è il direttore della Kinoteca Jugoslava, cioè il cinema che ospita il Festival del Cinema Italo-Serbo a Belgrado, ma che è anche colui che ha presentato a Giorgio la produzione serba che produrrà Trashman. Jugoslava di Belgrado, e mi trovo nella sala dove da ormai 6 anni presentiamo il Festival del Cinema Italo-Serbo di Belgrado, con la partecipazione di molti film interessanti e con molti incontri tra professionisti del cinema italiani e serbi, rappresentanti delle istituzioni, dei ministeri di cultura e delle altre enti che si occupano del supporto, della produzione e della distribuzione dei film. E proprio in base a questi incontri presenteremo, la casa di produzione Vittoria Film presenterà al bando di concorso del Film Center Serbia il progetto Trashman, che verrà girato in Italia e in Serbia, e speriamo che in una delle prossime edizioni del festival potremmo presentare anche questo film. Nel frattempo vi saluto, mi dispiace non essere in diretta con voi, e comunque mi auguro di ospitarvi tutti tra una decina di giorni, quando verrà inaugurata l'edizione di quest'anno del Festival del Cinema Italo-Serbo di Belgrado. Un saluto da Belgrado e buon lavoro a tutti. Come avete visto, i nostri amici a Belgrado quasi tutti parlano l'italiano, si sono attrezzati per capirci. Allora andiamo velocemente ad un altro collegamento molto importante. Come vi dicevo, il festival è il luogo della discussione, dell'incontro, della divulgazione delle informazioni, e io ho deciso che era importante far conoscere al mondo dello spettacolo italiano l'importantissima riforma pensionistica voluta dal ministro Franceschini. Abbiamo in collegamento un importante giuslavorista, Nino Cafasso, che verrà con noi a Maiorca e parlerà sia della riforma italiana ma anche di quella spagnola, perché Nino Cafasso ha uno studio anche a Barcellona. Buongiorno Nino. Ciao Gabriella, buongiorno a tutti. Allora, dici cosa i contenuti del tuo intervento velocemente che faremo a Maiorca. Bene, ritengo che un po' il mondo dello spettacolo debba ringraziare questa governatura e il ministro Franceschini, perché l'importante riforma porta finalmente alla possibilità per il mondo dello spettacolo che possa avere finalmente delle tutele. Ci voleva la pandemia per far capire a questo mondo che evidentemente non aveva delle tutele adeguate. Oggi
viene rispettata la genitorialità, viene rispettata la malattia, viene rispettato l'infortunio, vengono rispettate quelle tutele relative ad un mondo che di per sé ha in REIPSA purtroppo la discontinuità. Ed avendo la discontinuità, evidentemente ha bisogno di essere tutelato come le altre categorie, anzi probabilmente anche di più, con un innalzamento anche di quella che è la base economica retributiva relativa alla cosiddetta riforma della pensione, che passa da 67 euro a 100 euro giornalieri. Quindi il governo ha fatto qualcosa di veramente importante, dobbiamo sorridere con questa innovazione e dobbiamo prendere atto che effettivamente c'è stato un momento di particolare attenzione e di tutela che da anni era atteso in questo mondo. Io ti ringrazio molto Nino Cafasso, perché tu hai aderito velocemente al nostro invito e quello che hai detto è vero, cioè è veramente una riforma molto importante e merita che venga conosciuta nel migliore dei modi, tant'è vero che poi il dottor Cafasso ci regalerà una serie di slide di approfondimento che noi non solo daremo ai nostri ospiti ma divulgheremo via web, faremo in modo che questa riforma si sappia, perché appunto il mondo dello spettacolo è un mondo così bello e affascinante ma fatto di persone che lavorano in maniera assolutamente discontinua, e poi perché le grandi star si contano sulle mani, sulle dita di due mani, e tutti gli altri fanno una vita molto modesta. Grazie dottor Cafasso, ci vediamo a Maiorca, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi tutti, buonasera. Grazie. Allora, i giovani talenti che il festival lancia, abbiamo qui Thomas Camorani, lui è stato protagonista di un film di grande successo nelle piattaforme. Vieni Thomas e prendi anche il tuo microfono. Thomas ha partecipato ad un film di grande successo nelle piattaforme, che era sotto il sole di Riccione, e grande successo, da lì inizia la tua piccola carriera, ma noi ti daremo una grande mano perché verrai con noi a Palma de Mallorca, dove già ci sono alcuni produttori che hanno visto le tue foto, hanno visto il trailer che gli abbiamo mandato e sono interessati a te. Al volo, perché dobbiamo chiudere fra pochissimo. Niente, io vorrei semplicemente ringraziare Gabriella Carlucci per questo invito, per me è tutto così nuovo, questa è la prima volta che sono qua e sono davvero davvero grato per tutto e nulla, spero davvero di essere all'altezza della scelta di Gabriella come sua nuova scoperta, ci metterò veramente tutto l'impegno possibile e ho iniziato a 11 anni con il cinema e con il teatro, quindi ho 20 anni, so cosa hai, voglio tutta la carriera vita davanti, assolutamente. Esatto, speriamo. E noi ti diamo una mano, però voglio una testimonianza ancora da Nicola Timpone e poi da Ugo Di Tullio, perché Nicola Timpone, presidente di Marateale, che è un festival gemellato con Maiorca, in questi anni hai fatto con me un lungo percorso perché mi hai sostenuta dal primo giorno. Sì, buonasera a tutti, sì questo è vero, anche perché i due festival sono gemellati ma sono simili per molti aspetti, intanto perché valorizzano i giovani, noi a Maratea, col festival di Maratea che si chiama Marateale, ti manderemo loro l'anno prossimo. Assolutamente sì, è un grande piacere, valorizziamo molti giovani e è la cosa fondamentale, soprattutto ci occupiamo molto di promozione del territorio. E quindi insomma sono simili e andremo avanti spero per ancora tanti anni. Grazie Nicola, ci vediamo a Maiorca. E anche Ugo Di Tullio, perché anche tu sei stato un protagonista del festival. Ci metto tre secondi. Vai. Senza microfono perché stanno dicendo che non abbiamo tempo. Io sono stato protagonista a Maiorca, a Belgrado, ma trascinato praticamente da tutte le parti, facendomi fare il professore, dove spiegavo ovunque il tax credit italiano, ma soprattutto devo dire la verità, così vi do due anteprime. La prima è che stiamo facendo una tesi di laurea sul festival di Belgrado, e la seconda è che grazie agli incontri avuti con Gabriella e con Andrea Iervolino, pensate che adesso a Belgrado abbiamo i più grandi studios di produzione di animazione cinematografica d'Europa. Grazie e arrivederci.
Buongiorno a tutti, la Repubblica di San Marino partecipa con piacere al Festival Italo-Spagnolo Estimar che si terrà nei prossimi giorni a Palma di Mallorca e per noi è davvero un onore e un prestigio poter far parte di questo consesso internazionale che riguarda i più grandi produttori cinematografici soprattutto in terra spagnola e noi come dire, vogliamo sponsorizzare il nostro paese anche in termini legati al mondo cinematografico. Stiamo predisponendo delle normative specifiche molto snelle, molto poco burocratiche affinché molti produttori cinematografici ci possano conoscere la Repubblica di San Marino. La Repubblica di San Marino ha una storia di 1700 anni, ha un territorio di 60 km quadrati e si presta perfettamente per svariati tipi di film di tutti i generi. Dal punto di vista coreografico, diciamo che il centro storico della Repubblica di San Marino è per definizione un luogo medievale e quindi è un luogo particolarmente caratteristico. Vi aspettiamo nella Repubblica di San Marino. Buon pomeriggio, sono in compagnia del Ministro del Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, grazie di essere qui grazie con noi. Grazie a te. E quest'anno la grande novità è che San Marino, un centro storico meraviglioso, un monte titano, si vede? Si no, vede. Qua si vede sotto, qua, si vede una torre. Una torre, è uno dei principali sponsor del Festival Italo-Spagnolo di Palma de Mallorca, Estimar. E lo è perché uno dei principali obiettivi del Festival è promuovere i territori e far sì che le produzioni vengano nella Repubblica di San Marino. Allora, noi abbiamo fatto già una piccola presentazione di San Marino e abbiamo, perché abbiamo mandato i video, la presentazione di San Marino, a una serie di produttori che sono molto interessati a questo Benissimo. Incontro. E non solo, siamo in contatto con una grande agenzia di viaggi, sì. Barceló, che sta preparando dei pacchetti turistici per San Marino. Sì, noi siamo molto contenti che tutto questo avvenga, chiaramente è la prima volta in cui San Marino si affaccia a un consesso di questo tipo, a carattere internazionale, in questo caso a Palma di Mallorca. Siamo qua a Venezia ed è la terra per definizione, il luogo per definizione del mondo del cinema, dove le passerelle più famose del mondo insomma, fanno parte della città di Venezia in maniera storica. Devo dire che per la prima volta insomma, il nostro paese si vuole affacciare a questo mondo. L'opportunità che ci è stata data è graditissima, quindi non vediamo l'ora, diciamo così, di farci conoscere. E poi io vorrei dare anche una notizia in anteprima. So che c'è l'interesse, l'intenzione da parte di San Marino di avere una hub, un aeroporto di riferimento che potrebbe essere quello di Rimini, che è a sì. pochi chilometri da San Marino e che potrebbe quindi ospitare voli diretti internazionali da San Marino nel resto del mondo. La Repubblica di San Marino da questo punto di vista è particolarmente, come dire, vicina a quattro aeroporti principali, sono Rimini, Forlì, Ancona e Bologna, sono quattro aeroporti di tutto rispetto, devo dire che ci sono dei voli internazionali anche sulla Russia piuttosto che su altri paesi europei e è facilissimo arrivare nella Repubblica di San Marino, quindi è una visita che se non si è fatta merita farla almeno per una volta perché si visita un luogo, un paese, uno stato che ha 1700 anni di storia, molti di più di tutti gli altri paesi del mondo, non a caso è la Repubblica più antica del mondo. Ed è anche un po' un simbolo di libertà, assolutamente. Perché come si fa a rimanere 700 anni all'interno dell'Italia senza non essere ammessi, quindi siete veramente molto bravi. Non ci hanno conquistato. Non mi hanno conquistato, però ecco la notizia bella da dare a sì. chi ci segue, perché noi poi abbiamo una serie di canali importanti che sì. ci seguono, e che ci sono ben due linee aeree, non diciamo i nomi, che sono sì. interessatissime a creare le linee aeree di San Marino. Sì, ci stiamo lavorando, è un'ambizione molto importante, molto grande, già in passato si era provato a costruire una linea aerea sammarinese, per il momento abbiamo come dire, la possibilità di registrare aerei in territorio sammarinese perché abbiamo l'autorità dell'aviazione civile, l'autorità della navigazione marittima, stranamente per il momento la Repubblica di San Marino ha un piccolo aeroporto e non ha il mare, è storico ovviamente si sa, però ha la possibilità di registrare compagnie aeree o navali molto molto importanti, flotte navali o aeree molto importanti. E proprio in questo senso una di queste linee aeree sarà presente anche
sì. A Maiorca, quindi ci sarà un non diciamo nome, no, non diciamo i nomi intanto per scaramanzia, sì, certo. Perché tutti quelli che dicono le cose prima, vedi gli inglesi, certo. Ai mondiali di Cagliari, certo. Agli europei di calcio gli è andata male, quindi, guai, guai. Non, quindi parliamo, non diciamo noi niente, siamo per molto scaramantici. Però ci sono ben due linee aeree importanti, sì, sì. Una proprio dedicata anche ai voli, come dire, low cost, però con la volontà di fare San Marino, quindi Rimini, una hub internazionale e collegare questo posto unico al mondo con tutto il mondo. Quindi daremo seguito anche a queste informazioni e sarà importante fare un up to date, perché sì, il sì, pubblico sì, dei turisti è in giro nel mondo e cerca le novità, e San Marino è una grande novità. Noi da sempre, diciamo così, siamo conosciuti dal turista medio europeo, ma anche americano, tedesco, sono moltissimi i turisti che da sempre visitano i nostri luoghi. Con l'aereo meglio. Con l'aereo molto più facile, e se ci sono delle compagnie low cost veramente interessate, noi siamo pronti a aprire qualsiasi tipo di ragionamento a livello governativo. È chiaro che, come dire, bisogna credere nel progetto San Marino, e noi siamo qua per presentarci. Sappiate che San Marino in campo internazionale è al pari di qualsiasi altro stato del mondo, e quindi in questo senso, insomma, ce la giochiamo. Bene, allora grazie di essere qui, grazie, con noi. Grazie a te. Faremo poi un up to date del nostro incontro, dei nostri incontri di Palma de Mallorca, perché come dicevamo prima, a Palma de Mallorca ci sarà sia una presentazione cineturistica di San Marino, sia una presentazione più turistica, più specificamente, certo, turistica, per anche realizzare questi pacchetti di viaggio dalle isole Baleari, dalla Spagna a San Marino. Grazie. Grazie, grazie Gabriele.